corsia 5 per Federica Pellegrini. Delle 8 finaliste di Roma 2009 sono in gara solo Federica e la statunitense Allison Smith, ovvero oro e argento uscenti. Delle avversarie di Pechino c'è invece solo la Barratt, cioè l'australiana, e questo fa comprendere quanto sia difficile rimanere a certi livelli di valore planetario. In questo momento si sono tuffate bene la Pellegrini, che come tutti gli atleti italiani in genere ha un qualche problema di ritardo nel tuffo rispetto agli altri concorrenti, e comunque Federica prima vasca, prima di quattro vasche dei 200 stile libero femminile in genere. Nelle precedenti gare ha privilegiato un ambientamento in gara e una tenuta delle distanze. Andiamo a vedere come classificata, è settima ma è a ridosso delle altre, un andamento lento nella prima fase, ma tutto come da copione rispetto alla scelta che il suo tecnico Philippe Lucas, Federica Pellegrini, ha fatto in questa trasferta cinese. In testa c'è colei che ha fatto il miglior tempo anche in semifinale, l'olandese Heemskerk, che sta allungando abbastanza. Federica è alquanto attardata quando arriva a metà gara. A metà gara Federica Pellegrini ha recuperato qualche posizione, è quinta, Heemskerk è prima, mentre al secondo posto c'è Allison Smith, che era stata prima in batteria, l'americana, al terzo posto la tedesca Lippock. Federica dovrebbe adesso effettuare il cambio di ritmo rispetto a quelle che sono le intese che ha avuto col suo tecnico e con il team della squadra italiana, e in effetti Federica sta andando all'attacco delle prime posizioni, è quasi a ridosso mentre stiamo per arrivare all'ultima virata, quella dei 150 metri della Heemskerk, che è sempre prima ed è in zona podio. Federica perché è in al terzo posto, la Smith è seconda, può attaccare Federica in questa fase finale la Heemskerk, che dovrebbe cedere qualcosa perché ha dato molto anche in semifinale ieri. Federica in effetti sta attaccando proprio in questo momento la Heemskerk, forse riesce a superarla, in questo momento l'ha superata, ha preso la testa della gara, siamo davvero agli ultimi 10 metri, Federica in testa in corsia 5, sta per toccare e ormai c'è solo da gridare oro, 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 come le tre consecutive medaglie all'Olimpiade e agli ultimi due mondiali ha vinto Federica Pellegrini, 1:55:58, un'altra incredibile prestazione, sontuosa prestazione leggiadra sull'acqua Federica, ma come quando Phelps vinceva tutto a Pechino, è difficile trovare aggettivi non ancora usati, lo sport italiano festeggia e si inchina a questa straordinaria atleta, prima Federica Pellegrini, seconda l'australiana Kylie Palmer, terza la francese Camille Muffat, ha mollato proprio nel finale la Heemskerk, che ha pensato di poter fare una gara di testa come aveva fatto in semifinale, non è riuscita ad avere tutte le energie necessarie. Federica Pellegrini una gara da manuale ancora una volta, come nei 400 stile libero, forse anche meglio perché è uscita negli ultimi 70 metri con una progressione fantastica dal quinto posto al primo, bravissima, straordinaria. E adesso non posso far altro che restituire la linea.